attore, regista, autore, content creator. Sembra un po' la presentazione Valeria Marini, però no, sono io, sono Paolo Camilli, ecco. O come dicono quelli veramente simpatici, vabbè, il lavoro vero però qual è? Il lavoro vero qual è? Esatto, sono disoccupato, il lavoro vero allora, forse per gli altri, non lo so, però questo faccio. Simpatici, quelli che stanno sempre sul tuo profilo, esatto. No? Che simpatici, ma che gli vuoi dire? Blocca. Ormai sono fan affezionati. Esatto, sì, perché li triggeri in qualche modo, no? Cioè... Eh certo, tu glielo scrivi sempre, tra l'altro, sì, bravo. Sì, certo, devono proprio... Come ti ho triggerato? Dimmi un po'. Esatto, eh sì, perché se sprechi del tempo per scrivere, no, delle cattiverie, vuol dire che qualcosa comunque ti attrae di quella persona in qualche modo. Allora, triggeriamoli fino in fondo e parliamo di lavoro vai. Vero. A maggio ti vedremo nel film Leopardi & Co. accanto a Whoopi Goldberg, scusa se è poco. Allora, visto che siamo costretti al silenzio, se io fossi una mosca, cosa avrei visto sul set di quel film, nel dietro le quinte, tra camerini e pause pranzo? Allora, intanto il cibo marchigiano che non mancava mai, perché nelle Marche se magna, perché c'è stata tra l'altro questa fortuna che io ho vinto il provino e poi ho scoperto che si girava proprio nelle Marche, quindi sono rimasto un po' a casa perché io sono di origine marchigiana, quindi cosa avresti visto anche... Allora, in realtà un bellissimo clima, oddio, sembra un po' quelle frasi fatte, no? No, un bel clima... Sì, quelle cose che ci annoiano. Esatto, però è così, devo dire, è stata un'esperienza bella, tranquilla, rilassata. Whoopi, cioè, sembrava di conoscere mia zia improvvisamente, subito accogliente, disponibile, e quindi boh, si è creata questa veramente situazione molto tranquilla. E quindi dopo il primo impatto, il primo minuto che ho, mio Dio, Whoopi Goldberg, dopo invece è tutto molto tranquillo. Hai fatto come Scamarcio da Cattelan l'altro giorno, che parlava di Al Pacino chiamandolo Al, e Cattelan gli ha detto proprio così, vabbè, un dialogo così fra un cestino e un ciak e l'altro con Whoopi. Esatto, è così, gli ho chiesto pure se aveva provato l'olive alla scolana. Com'è andata? Gli ho chiesto subito, non l'aveva ancora provate però, quindi ho detto ok, mo dobbiamo rimediare Whoopi, cioè penso io. Senti, mi dici nel modo più sconsiderato, esagerato e se vuoi anche imbarazzante, cosa si prova davvero a vincere ai SAG Awards per The White Lotus? Ma allora, io dico sempre sta cosa perché è vera. È stato così assurdo che ha fatto il giro ed era tutto così normale. E tu dici, ok, cioè, va bene, è normale, succede. Ciao Zendaya, così è tutto. E quindi veramente è stato veramente tutto così surreale, così però pieno, vivo, che infatti ho avuto una botta di adrenalina per i giorni, tutti i giorni a seguire, che non lo so, ma hanno veramente, lì ho fatto il click in realtà, perché ho anche raccontato una volta che mi sono accorto in quel momento, più che altro non in quel momento ma nei giorni dopo, di come io mi sia sempre censurato nel desiderare. Perché no, che ne so, dici, ah, vorrei vincere un Oscar, quasi di vergogna, ma che cazzo sto dicendo, un Oscar, ma dove vado? Poi vedi che delle cose accadono, un premio prestigioso comunque il SAG, ce l'avevo in mano, dico, ah, cacchio, ma allora comunque le cose possono accadere in qualche modo. Ma dico, ma perché mi censuro? Quindi sì, sogno l'Oscar, diciamolo, basta, desiderare, bisogna desiderare. Non aver paura di desiderare. Beh, ormai è facile pure sognarlo dopo aver vinto un SAG, insomma. Beh, no, non è facilissimo, però non è nemmeno... Ecco, non sono impossibili le cose, possono accadere. Questo mi ha fatto fare il click, devo dire. Ma te lo riguardi ogni tanto quel video che hai messo sul tuo profilo, quello che inizia con l'ho te rivisto, che fai la sigla? L'ho rivisto a fine anno, che ho fatto un po' il recap come tutti, pure io dietro ho fatto il recap del 2023. Ho detto, cacchio, cosa ho vissuto, mi sono rivisto un po' le foto, i video, e sì, ogni tanto fa bene un po' rivederselo, perché mi ricorda un po' questo che dicevo prima, del click. Io l'ho visto prima di questa intervista, poco fa mi è venuto il brividino, perché effettivamente lo switch tra te a casa tua, che fai lo scemo cantando la sigla come tutti noi, e poi boom,
stacco, stai lì e Sì, vinci. sì, È forte. sì, sì. No, poi totalmente inaspettato perché aveva vinto Jennifer, il premio Jennifer. Quindi, sai quelle cose? Ho detto, va bene, dai, ha già vinto Jennifer. Quindi, quando abbiamo sentito il cast di White Lotus, tutti, oh, cioè, è stato tutto. Poi una cosa bella dietro l'altra, è il party, l'after party, l'after dell'after party, tutto con persone che tu. Ma Peter Evans, oh mio Dio! Cioè, tutto veramente. Bello, bello, è stato proprio un bagno di una surrealtà pazzesca. Senti, un'altra cosa che mi chiedo spesso è cosa si prova davvero a esporsi anche raccontando dei fatti personali per veicolare dei messaggi, se vogliamo dirla così, e il giorno dopo leggere magari su tutti i quotidiani nazionali Paolo Camilli shock, Ha rivelazione. detto. Capito? Capito. Tra le righe, cosa si prova ad essere strumentalizzati ogni volta che uno prova a sensibilizzare su un argomento? Ma guarda, in realtà ci faccio poco caso. Vado poco a leggere altrove perché sennò poi appunto ti imbatti in commenti o cose che possono in qualche modo decentrarti. Quindi no, io in realtà ho imparato però col tempo perché prima andavo a leggere come dico, ma perché dice, ma perché questa cosa, ma come conosce, eccetera. Quindi, e poi anche là ho fatto pace col fatto che non posso piacere a tutti e quindi questo può portare commenti positivi e negativi, quello che è. E che soprattutto non devo, cioè che il mio riconoscimento, il mio valore non lo decide il giudizio altrui. Cioè, gli altri possono scegliere se guardarmi, se venire a teatro, se vedere un film dove ci sono anch'io, ma non decidono quanto io possa valere nella vita, perché non conoscono la mia storia, non conoscono il mio percorso. Non. Quindi nel momento in cui magari un hater commenta quello che in realtà non conosce, come disse Anna Tatangelo, Quando la persona è zero, l'offesa È è zero. zero, una cosa del genere, insomma, quello, vabbè, cercare citazione a Notre D'Angelo. Non so se sapete se sono rosso in realtà, tutto rosso, perché poi ci saranno delle foto che insomma scoprirete perché pare che mi ha menato qualcuno forse perché mi sento a fuoco, però no, tutto ok, Paolo Camilli, shock. mamma, tutto ok, non mi ha Picchiato menato. sul set di Esatto, Deluge. Shock. No, esatto. però su questa cosa invece volevo chiedertelo quasi un consiglio concreto, perché ti faccio un esempio pratico. Io ancora adesso, quando vado a leggere i commenti sotto, sai, le interviste che pubblichiamo, 90% positivi, poi c'è quello che mi dice una cosetta fuori posto, io o rosico a morte o chiudo tutto e non voglio vedere niente per mezz'ora. Visto che mi sembra di capire, condividiamo anche un passato fatto di insicurezze. Quando è che fai quello scatto? Quando è che riesci a dire quello che oggi mi stai dicendo tu? Ah, più che scatto, forse metti in campo degli strumenti che acquisisci, cioè appunto il bloccare già comunque invece sta a risponde ad alimentare e a dare spazio e dedicare tempo ad una persona che magari invece vuole anche quello, vuole essere vista, vuole essere considerata, perché se scrive un commento insignificante che vuole solo offendere, che cerca questa persona un momento d'attenzione in un social o altro. Quindi intanto ogni tanto un blocco o ignorare. E poi no, veramente quello che mi ha fatto fare un passo in avanti è la consapevolezza che comunque se dedichi del tempo per scrivere una cattiveria, quella cattiveria che leggi descrive più te o chi ha scritto quella cattiveria. Cioè, quando capisci che voglio dire, dietro a quel messaggio c'è stata una persona veramente irrisolta, insoddisfatta, triste. Allora dici, ok, mi sta a raccontare come sta sta persona, perché io se una cosa non l'apprezzo, non la guardo, non la condivido, non la commento, non, cioè se mi fa schifo un film, non lo guardo, se non mi piace un genere di musica, non è che dico, ah, che merda, boh, non l'ascolto, perché devo. No, svilire tutto con un commento fuori luogo o aggressivo Certo, soprattutto. questa è un'altra grande citazione, no? Quelli che fanno questa risposta racconta più di te che di me. Sì, esatto, è così, è vero, è Così. vero. È così, no, beh, è vero che, guarda, questo più te lo ricordi e più oggettivamente quando rileggi questi messaggi, cacchio, veramente questa persona ha dedicato un minuto della sua vita a stare lì, ah, oh, che schifo, eh? Dice, mazza, pensa come stai, insomma, non bene.
Certo. Senti, questa cosa so che in qualche modo l'hai già raccontata ogni tanto, ma mai da noi. Tu te lo ricordi, vero, il primo esperimento di travestimento che hai fatto da bambino? Sì, cioè, ne ho fatti tanti. Mi ricordo, io epoca Sailor Moon, Principessa Serenity con il lenzuolo, quindi prendevo questo lenzuolo bianco, lungo, me lo mettevo proprio stretto stretto, quindi sto sto strascico lungo e mi sentivo totalmente libero, anche forte in quel momento, cioè non avevo schemi, non c'erano preconcetti, era tutto così fluido, tranquillo. Poi nel momento in cui osservavo o degli sguardi o dei commenti o respiravo qualcosa lì, allora si creava ma forse è un problema, cioè perché è un problema? Sto giocando, forse c'è un problema, ok, allora forse questo farlo di nascosto. Quindi sì, però lo Che hai detto ricordo. una cosa piccola che in realtà è enorme, perché il primo approccio di ogni essere umano è libero e senza pregiudizi. Poi Eh sì, esatto, qualcuno viene a metterci lo zampino. quando si grida no, i bambini, salviamo i bambini da cosa? Dai vostri schemi, dalle vostre paure, dalle vostre insicurezze, perché per loro è tutto così tranquillo, le cose se si possono spiegare, il bambino vuole solo avere una risposta, non è spaventato dalle cose, se tu dai una risposta, e poi per anni ho lavorato, facevo laboratori teatrali, ho lavorato veramente tanto con i bambini son questo, cercano risposte, quindi sì, spieghi una cosa, due persone dello stesso sesso si baciano, sì, ok, fine, per loro è normale, quello, stanno scoprendo il mondo. Come ha detto Murgia nel libro postumo, ha scritto: cosa penseranno i bambini? Come se ce ne fosse mai fregato qualcosa, poi. Tra l'altro, esatto, grande Quello. Michele. Sì. Senti, Drag Race Italia, al di là delle battute giustamente sul livello di stronzaggine che è bene raggiungere per fare show, per uno come te è più scomoda la dimensione di giudice o di performer? Ma giudice. Giudice perché ho sperimentato proprio questo. Cioè, quando fai il giudice, giudichi, appunto, quindi soprattutto quando in un contesto come Drag Race. Comunque è un talent, ci sono le fan base, quindi chi ti fa uno, chi ti fa l'altro, e lì si scatena però il vespaio, perché se poco poco fai un'osservazione o una critica a qualcuno, capito? Quindi anche questo per me è stata un'ottima palestra, perché a un certo punto dici, vabbè, ma fa parte anche questo del gioco ed è bello anche mostrare questo mio lato, cioè anche perché a Paolo Camilli non è che piace tutto, non è che tutto wow, meraviglioso, bravissimi. No, insomma, se qualcosa non mi convince, poi non vuol dire che io detenga la verità Lo assoluta. scettro della verità. Sì, è la mia opinione, quindi. Io credo, ma dimmi se sei d'accordo, che poi il giudizio sia qualcosa di insito in ognuno di noi, anche in chi lo combatte. Tu in cosa sei stato o sei ancora giudicante nella vita? Ovviamente ti chiedo una risposta anche qui un po' scomoda, cioè vera, Io umana. sono molto giudicante con me stesso, proprio io sono il primo, sotto questo aspetto, il primo nemico di me stesso, mi giudico in continuazione, usando gli occhi degli altri, ma sono io che giudico me stesso, no? Quindi sto facendo un grande lavoro proprio per destrutturare questo mio giudizio che spesso mi ha bloccato, o mi ha evitato di vivere appieno magari un'esperienza, perché anche lì, oddio, sto sbagliando, oddio, forse non sono all'altezza, oddio, non ce la fa, tutto un osservarsi dall'esterno. Quindi, invece, nel momento in cui tutto questo un po' rientra, magari iniziamo veramente a vivere un filino di più appieno. E rispetto agli altri c'è quella tendenza a giudicare un qualcosa per cui ti bacchetti da solo, cioè che cerchi di correggere. Questo sì, c'è stato, adesso in realtà io anzi promuovo sempre la psicoterapia perché è veramente lo strumento che ti permette di accorgerti di alcuni microchip che hai inserito o che ti sono stati inseriti nella crescita, società, famiglia, dal contesto dove sei cresciuto. Quindi assolutamente. Me ne sono accorto, l'ho affrontato, capita tuttora anche lì. Adesso c'è un po' la dittatura della perfezione, no? Tu devi essere perfetto in quanto artista, content creator, influencer, non ti perdonano lo sbaglio, l'errore, però è anche questo, cioè lo sbagliare è umano, bisogna poi capire se da quell'errore
cogli l'occasione per evolvere, perché sennò saremmo tutti Buddha, tutti così santi, no, voglio dire. Quindi, infatti, spesso io non sono molto d'accordo quando qualcuno, qualche personaggio, magari ha fatto anche una frase infelice e poi è stato marchiato per anni come, non so, omofobo o quant'altro. Cioè, nel senso, nel momento in cui una persona poi dimostra che c'è stata un'evoluzione, che ha compreso, che ha fatto un'esperienza, che è un po' quello che avviene anche nella propria vita. Cioè, se io mi riguardo a qualche anno fa, ero tanto inconsapevole di tante cose, ero irrisolto per tante altre. Poi c'è stata un'evoluzione proprio perché ho lavorato su me stesso. Quindi, voglio dire, in quello secondo me dobbiamo essere anche più accoglienti. Così la butto Sono là. d'accordissimo. Senti, se domani potessi far sparire per sempre una e solo una cosa da maschio di quelle che ci impongono, che vengono imposte culturalmente nell'educazione, già nelle prime fasi della vita, quale cosa faresti sparire? Una sola? Quello per me è difficile, una sola. Che è un po' quella magari da cui tutto parte, non so, immaginiamola così. Ma intanto, che è proprio la prima fase, è relativo al gioco. Cioè il non categorizzare il gioco è da maschio o è da femmina. Perché è proprio quella fase in cui proprio il bambino non se le domanda queste cose, non è, sta giocando, non sta manifestando la sua sessualità ancora attraverso il gioco. Quindi sì, quello, il gioco, il Qui giocattolo. facciamo un gioco a proposito di giochi. Vai. Tre nomi per 3 serate. Allora, in genere chiediamo a voi che serata organizzereste con ognuno dei personaggi che vi citiamo. Vai. Con te vorrei farlo al contrario, come se fossero i personaggi a raccontare che serata organizzerebbero con te. Ok. Vediamo se ti conoscono. Vai. Vado su quello che ti aspetti. Vai. Che serata organizzerebbero con Paolo Camilli, Ilary Blasi, poi Carrie Prechop, io tenterei anche Joy Potter. No, vabbè, allora, Ilari, allora, intanto basta caffè, te lo posso dire, basta, se andiamo più a caffè, andiamo a pigliare qualcosa di forte, un tequila, la vodka, il limone e via, ciao e buona vita. Quindi sì, la Ilary le serata, conosce. sì, no, Ilari mi conosce bene. Poi invece, Carrie, oh, I couldn't help but wonder. I think. Che può fare qui? Cosmopolitan? Yeah, andiamo a bere un Cosmopolitan. Non so, Colosseo. Fronte Colosseo, bello. Invece l'altra era. Joy. Joy. Pesante Joy, Joy è che personaggio pesante. Secondo me pesante. mi dà buca. Lei mi dà buca. All'ultimo. Sta stronza, sicuro? Potrebbe. Sì, perché alla fine gli entra. Si deve fare gli inciuci suoi, capito? Secondo me è quella persona che dice: Dai, ci vediamo un po'. Scusa, guarda, sono rimasta incastrata, ma perché si deve fare i cazzi suoi? Sì, lei è così, me da buca. Sì, con lei non ci faccio niente, niente serata. Rimango a casa, in pigiama per serata con Joy, L'hai sicuro. riscritta bene. Sì. Senti, quando di rado vado ancora a ballare, a un certo punto della serata mi ritrovo sempre ad urlare: se proprio devo morire, fatemi morire mentre ballo Paola e Chiara. Qual è la situazione ideale per te in cui moriresti volentieri, diciamo? Allora, intanto se deve mangiare, sicuro. Cioè, quello non può mancare. Se poi anche al concerto di Paolo Chiama, anche così, farei un mix, sai, tipo quando più artiste se riuniscono, grande mega concerto, farei Elodie, Annalisa, Paola e Chiara, proprio capito, pam 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 pam, lì stai lì che mangi, Olivia Lascolana, cremini fritti, pizza, quello che è, felice. Tu in grande Vabbè, a sto festa? punto vengo a morire con te, E però. dai! Capito? Cambio piano. Così, a bagno a mezzanotte, schiattiamo tutti, boom! Sei tornato a teatro con lo spettacolo Scomfort Zone. Allora, io ti chiederei quasi un aforisma.
Nel senso, qual è la più grande verità che pensi di aver scoperto sulle irrelazioni contemporanee? Che non ho scoperto, no, in realtà non ho scoperto niente, la sto cercando. Infatti, Comfort Zone è proprio questo: una ricerca ad alcune risposte riguardo le relazioni, ma a 300 proprio, a 360 gradi. È questo, cioè che tutte le relazioni sono alla fine anche una contraddizione, cioè, e tu puoi stare bene anche in tutte queste contraddizioni, no? Come dico anche in uno spettacolo a un certo punto, cioè, io adesso che sono single posso stare bene da solo, cioè, però se vedo una coppia, una scena romantica, mi commuovo, parte una canzone da Adele, mi trasformo come licantropo durante la notte luna piena, canto disperato, Someone Like You, come i lupi. Però, cioè, va bene lo stesso, capito? Anche adesso sto bene da solo 3-5 minuti, magari no, non lo so. Chi lo sa? Boh, è così, è Va bene lo tutto. stesso. Sì, esatto, va bene lo stesso, tutto Tutto un così. meme questa intervista. Sì, non c'è un. In realtà non c'è nulla di lineare, è quello, cioè, nelle relazioni non c'è nulla di lineare. Quando è troppo lineare. A volte magari c'è il rischio che forse siamo nella comfort zone, appunto, che ci stiamo sedendo, no? Quindi capire un attimo come stiamo, stiamo bene, stiamo procedendo, ok, no, continuiamo. E quindi un po' sì, questo, Beh, secondo senza volerlo, in realtà, una grande verità l'hai scoperta. Beh, me. Dici? questa già è importante, perché se ti aspetti una relazione serena, equilibrata e senza picchi di alcun Ah no, tipo, no, già ti infatti aspetti. in quello devo dire io sono proprio a me agente matte, il buono e dannato, no, non fa per me, no, no, Demodé. no. Sì, io voglio proprio il bravo ragazzo, caruccio, ironico, Un po' di sveglio. panzetta. E se la panzetta con, sai, quello poi come la porti fa la differenza un po' come l'abito, insomma, quindi L'aforismo è questo, chiuso. ecco. Allora, qui ci salutiamo con la playlist Deluge. Sì. Tre canzoni per tre grandi ricordi della tua vita, dove naturalmente ci interessano più i ricordi che le canzoni. Allora, tre ricordi con le canzoni. Vabbè, allora intanto nuova novel così, ha tante cose in più. Di cucina che non mi compravano il nervoso. Quindi Noël Cuisine, sì, mi ricorda molto la mia infanzia, che nel bene e nel male, e questo jingle che è rimasto ormai in tutti, cioè quelle della mia generazione, insomma, se la ricordano bene, bene, bene. Poi Baby One More Time, cioè il momento in cui ho creduto per la prima volta che fossi attratto da una donna, cioè ero fan di Britney, quindi dico, questo è un buon motivo per dirmi, ehi. Sono etero, ok? Invece no, volevo essere semplicemente lei. E poi andrei sul presente in realtà. Sì, sinceramente da Annalisa, adesso che è un momento intenso della mia vita nel bene e nel male, e quelle cose che comunque io dico, Alexa, riproduci. A oltranza, proprio sinceramente, sto lì, faccio la doccia e cose. Questo è il loop, sinceramente. Questo momento. Posso dire la mia playlist Deluge preferita? Vera, schietta, pop e amen. Esatto, ma sì, anche no, tutte, a me, allora, per chiudere un po', tornando al discorso degli Yates, quando leggi sotto, no, ma c'è una voce stupenda, adesso fa le canzonette, ma che palle, ma cioè, se le balliamo, se le ascoltiamo, ma allora va bene, se poi fanno le canzonette, non ascoltate, non ci andate, cioè, fate, no, le canzoni più alte, non, magari non le ascoltate, quindi, ma prendiamoci anche il bello del pop, del commerciale, su, dai, Hai voglia. Grazie Paolo. ma grazie a te. Sei divertentissimo e brillante, proprio come uno si aspetta. Grazie, Hai visto? grazie Bocca al lupo, ci vediamo mille. Viva il presto. lupo, a presto, ciao. No, no, Ciao. ciao ciao ciao.